Senatrice, ci stiamo finalmente avvicinando a Coruscant. Molto bene, tenente. È fatta. Sono Amidala. Non sarei dovuta tornare. Questo voto è molto importante. Ora venite. Mi sento responsabile. Avete fatto il vostro dovere, come lei ha fatto il suo. Prendiamo un mezzo di trasporto e andiamo al Senato. Hai l'aria di qualcuno e procinta. Senatrice, abbiamo sentito dell'esplosione sulla piattaforma di atterraggio. È un sollievo vedere che state bene. Senatrice Amidala, la vostra tragedia sulla piattaforma d'atterraggio. Terribile. Credo che dietro ci fosse il Conte Dooku. Un tempo il Conte Dooku era uno Jedi, non assassinerebbe nessuno. Maestro Jedi, posso suggerire che la senatrice sia posta sotto la vostra protezione? Magari di qualcuno che vi è familiare. Ani. Santo cielo, sei cresciuto. Anche tu. Cresciuta in bellezza, intendo. Beh, ora che ci siamo ripresentati, lasciate che vi accompagni ai vostri alloggi, senatrice. Grazie, maestro Kenobi, ma non è necessario. Non ho bisogno di più sicurezza. Ho bisogno di risposte. Devo sapere chi sta cercando di uccidermi. Siamo qui per proteggervi, senatrice, non per avviare un'indagine. Scopriremo chi sta cercando di ucciderti, Padme. Te lo prometto. Non ci muoveremo oltre il nostro mandato, mio giovane allievo Padawan. Ovviamente intendevo nell'interesse della sua protezione, maestro. Forse la vostra mera presenza farà sì che venga svelato il mistero che circonda questa minaccia. Manca ancora molto, maestro. La compagnia mia e di Padme ti ha già annoiato, mio giovane Padawan? No, certo che no, maestro. Non intendevo. Non manca molto. Il mio appartamento è proprio laggiù. Eccoci. Prego. Grazie per avermi fatta arrivare qui sana e salva. Ora, se volete scusarmi, mi ritiro.
Resta qui. Eccola, non lasciarla scappare. E prendi bene la mira. Ci sono civili ovunque. La fermeremo, maestro. Lo prometto. Ottimo. E se nel mentre potessimo evitare di schiantarci, te ne sarei molto grato. Rilassati, maestro. Sono un pilota fenomenale. Hai parecchio da imparare su molte cose, mio giovane apprendista. E volare è certamente una di quelle. All'accoppiatore d'energia! Proprio davanti a noi. È in quel tunnel. Ci siamo quasi. Addosso, Anakin! Le mie abilità di volo sono migliorate, maestro. Beh, che dire, almeno sono ancora vivo. Per chi lavori? Era un cacciatore di taglie chiamato... Un dardo tossico. Dobbiamo dividerci. Riaccompagna la senatrice Amidala su Naboo. Là sarà più al sicuro. Certo, maestro. R4, mi puoi aiutare con qualcosa? Prendo pezzi di gigante di incrociatore! Un vecchio amico che si trova in una taverna qui vicino sa tutto di queste cose. Vediamo se riconosce questo dardo, va bene? Thank you.
D'accordo, calma. Vado più veloce che posso. Lui è Dex. Vediamo qual è il problema. Ecco, beh, mi trovo in un brutto momento. A Wanda, la mia migliore cameriera, è partito un fusibile e non riesco a stare dietro a tutti questi clienti. Non è che potresti dare una mano a un vecchio amico e portare un po' di ordini ai tavoli? Devo riparare Wanda. Appena finisco, sono tutto tuo, promesso. Che ne dici? Grandioso! Tutto quello che devi fare è scoprire cosa ha ordinato ciascun cliente e portargli il piatto giusto. Se ce la fa un droide, di sicuro può farcela anche uno Jedi. Qualche novità sulla mia torta sei strati occhiuti? Da quando sono qui non ho visto nemmeno l'ombra di uno strato. Proprio ciò che volevo, grazie. Non c'è niente di meglio di una bella tazza di succo di Java. Dove è andata la cameriera? Il mio succo di Java. Grazie. Dov'è il mio Shoda Club Sandwich? Il parchimetro mi scade tra 5 minuti. Ha un'aria deliziosa. Farei prima volare di nuovo su Naboo e cucinare una coscia di luna per conto mio. Wow, bici fiondo! Ah, meglio tardi che mai! Sono stati tutti serviti? Grandioso! Sono in debito con te, e lo è anche Wanda! C'è voluto un bel po' di olio di gomito, ma tornerà a sfrecciare tra i tavoli, men che non si dica. Ora, di che cosa vuoi parlare? Siediti pure, sarò subito da te. Dimmi che cos'è questo. Sembrerebbe un saber dardo di Camino. Camino? Non mi è familiare. Si trova nella Repubblica? No, è oltre l'orlo esterno. I Caminoani non sono molto socievoli. Sono clonatori. Clonatori? No, R4, non ricordo di aver visto Camino su nessuna delle mappe. Andiamo all'archivio. Non ho mai sentito parlare di Camino. Inseriamo le coordinate che ci ha dato Dex negli archivi Jedi. Vediamo se riusciamo a scoprire di più.
Siamo un servizio di taxi drive indipendente, nessuna app, nessun... Qual è la tua destinazione finale? Non ci vorrà molto. Siediti e rilassati. Ti do il benvenuto nel famoso distretto federale di Coruscant e ti coro un ringrazio per la tua visita. Stai indietro, ci penso io.
Posso portarti ovunque desideri. Arriverai men che non si dica. Ok, R4. Carica i dati che ci ha dato Dex sul terminale. Secondo Dex, Camino dovrebbe essere proprio qui. E invece non c'è un bel nulla. Perso un pianeta, maestro Obi-Wan. Ah, imbarazzante è. Non c'è niente là. L'ombra gravitazionale rimane. Ah? Molto bene. Andare al centro dell'attrazione gravitazionale, devi, e il pianeta troverai. Maestro Yoda, chi potrebbe cancellare dati dagli archivi? È impossibile, non è vero? Solo uno Jedi avere cancellato quei dati può. Ma chi e perché più difficile da capire è? Su questo io mediterò. Vorresti sentire la storia di una prova Jedi chiamata la cattura dei Bogwing? Era una competizione talmente avvincente da essere commemorata negli archivi con dipinti e busti. Mi ricordo che Dooku arrivò primo, anche se barò. Non c'è da sorprendersi. Obi-Wan riuscì a superare il suo maestro, Qui-Gon Jinn. Ma nessuno riuscì a battere Ki-Adi-Mundi. Non arrivò primo solo perché il giudice non contò i Bogwing che avevano fatto il nido sulla sua testa. Il maestro Yoda, invece, passò tutto il tempo a trattare con i Bogwing e non riuscì a catturarne nemmeno uno, arrivando ultimo. Fu un sollievo per Mace Windu, il quale riuscì a catturarne solo uno e solo perché si era schiantato contro una finestra. Fine. Fammi sapere se vuoi riascoltare questa storia. Hai bisogno di un passaggio? Non ci vorrà molto. Siediti e rilassati. Ti va di imparare qualcosa di nuovo? Mi hanno appena mandato un aggiornamento.
Sì, questo dovrebbe essere il sistema corretto. Occhi aperti per scovare il nostro pianeta scomparso. Maestro Jedi, vi stavo aspettando. Benvenuto. Dopo tutti questi anni, cominciavo a pensare che non sareste venuto. Mi aspettavate? Ma certo. Vi prego, riferite al vostro maestro che il suo ordine sarà pronto in tempo. 200.000 unità sono pronte e un altro milione sarà disponibile a breve. Sono certo che sarà orgoglioso dell'esercito che gli abbiamo creato. Esercito? Sì, un esercito di cloni. Ma sarete ansioso di ispezionare le unità coi vostri occhi. E prego, da questa parte. Quando il mio maestro vi contattò riguardo all'esercito, vi disse per chi era? Ma certamente. Il maestro Sifo Dyas ordinò questo esercito per la Repubblica. Come, prego? Il maestro Sifo Dyas? Ma fu ucciso quasi 10 anni fa. Ne sono davvero addolorato. Davvero notevole. Speravo ne foste soddisfatto. I cloni sanno pensare in modo creativo. Li troverete infinitamente superiori ai droidi. Sono certo che non si riferiva a te, R4. I cloni. Quanti anni... Ah sì, usiamo l'accelerazione della crescita. Altrimenti ci vorrebbe una vita per produrre un clone maturo. Capisco. Sono totalmente obbedienti. Eseguono ogni ordine senza discutere. Abbiamo modificato la loro struttura genetica per renderli meno indipendenti dall'esemplare originale. E chi era l'esemplare originale? Un cacciatore di taglie di nome Jango Fett. Un cacciatore di taglie? Mi piacerebbe molto conoscere questo Jango Fett. Sarei ben lieto di organizzare l'incontro. A parte la sua paga, che è considerevole, Fett ci ha chiesto una sola cosa. Un clone inalterato per sé. Inalterato? Una pura replica genetica. Non dovevamo intervenire sui geni per renderlo più docile e non ha voluto l'accelerazione della crescita. Questa è la stanza di Jango. Volete conoscerlo? Jango, bentornato. Questo è il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. È qui per verificare i nostri progressi. I tuoi cloni sono notevoli, devi esserne molto orgoglioso. Chi ti ha ingaggiato per questo lavoro? Fui reclutato da un certo Tyrannus. Ti piace il tuo esercito? Sono ansioso di vederlo in azione. Grazie del tuo tempo, Jango. Sempre un piacere conoscere uno Jedi. Ho la netta sensazione che questo cacciatore di taglie sia l'assassino che cerchiamo. No! Se i nostri sospetti sono fondati, vorrà andarsene al più presto. Meglio dirigerci verso la piattaforma di atterraggio più vicina.
sali a bordo. Me ne occupo io. Prendi questo! Capisco perché volevano clonarlo. Non è disposto a collaborare. Non possiamo lasciare che si allontanino. Andiamo. I riflessi della forza hanno i loro vantaggi al riguardo. Non c'è tempo da perdere. Seguiamolo. Forse ci hanno rintracciati. Oh! Occhio, figliolo, entriamo nel campo di asteroidi. E prepariamogli un paio di sorpresine. Tieniti pronto. Sarà un viaggio piuttosto movimentato. È qui intorno da qualche parte. Ora sta a te. Non sarà un gran combattimento. Missili autoguidati. Splendido. Avrei dovuto aspettarmelo. Carica sismica! Reggiti! Mettendo alla prova la mia pazienza. Non ti libererai tanto facilmente di me, cacciatore di taglie. Ti ho in pugno adesso. Sei qui da... Questo è uno spreco del mio talento. Yeah.
Ad Anakin piacerebbe un sacco. Non ho mai detto di essere un grande pilota. Vuoi giocare? D'accordo. Ho perso il controllo. Che cosa nascondi, Django? Chi ti ha ingaggiato? Non sono qui per fare questi giochetti. Eccoti qua. Perché non ti arrendi e basta? È stato facile. R4, scarica i pezzi di ricambio. C'è un'insolita concentrazione di astronavi della Federazione alla R4. Sì, mio signore. Confido che i nostri piani procedano come d'accordo. Certo, con questi droidi la Repubblica e gli Jedi non avranno alcuna possibilità. Aiutami! Mamma, no! Hai avuto un altro incubo. Gli Jedi non hanno incubi. Ho visto mia madre. Io devo aiutarla. Verrò con te. Così potrai continuare a proteggermi. Non ti ho mai visto così agitato. C'era molta sabbia nel tuo sogno. Sì, ce n'era molta. Ma non è questo il punto. Dobbiamo solo arrivare a Mos Espa. Devo assicurarmi che mia madre sia al sicuro. Fatti da parte. Tocca a me. Posso portarti ovunque desideri.
questa parte. Non indovinerai mai, ho appena ricevuto nuovi dati. Servizio di transito per i pianeti! Ti porteremo dove desideri, o comunque il più... Eh? Chi è là? Giù mani da mia merce! A meno che tu non hai intenzione di... Mani? Piccolo Ani, sei proprio cresciuto, eh? E sei uno Jedi. E chi se l'aspettava? Mia madre, dov'è? Shmi? Io venduta. Anni fa, estrattore di umidità di nome Lars. Affari sono affari, eh? Dov'è la fattoria? Oh, molto lontano di qui. Va nel deserto e cerca vaporatori di condensa. La troverai. Hai bisogno di un passaggio? Arriverai men che non si dica. Questo è il pianeta deserto Tatooine. Da casa l'hai capito? Probabilmente da tutta la sabbia. Se gli altri droidi vogliono starsene nell'officina del maestro Owen ad aspettare che un bagno d'olio risolva tutto, che facciano pure. Io non mi illuderei più di tanto. Ora, se volete scusarmi, vado a trovare uno straniero nel deserto che sa fare le riparazioni. Che disastro! Questa sabbia si infila proprio dappertutto! 3PO! Il creatore! Oh, Mastro Ani! Sapevo che sareste tornato! Owen Lars. Mia madre è qui. No, non c'è. Shmi è mia moglie. Era circa a metà della via del ritorno quando l'hanno presa. Un gruppo di predoni Tusken. Dove stai andando? A cercare mia madre. Quello che troverai là fuori potrebbe non piacerti, ragazzo. Non mi importa. Devo trovare mia madre. Mastro Anakin, credo davvero che dovresti... Andiamo, 3PO. Tu vieni con me. Oh, santo cielo. Percepisco qualcosa da questa parte. Mia madre è qui, da qualche parte. Mamma. Santo cielo! Non l'ho potuta salvare!
Anakin, il mio trasmettitore a lungo raggio è fuori uso. Ritrasmetti questo messaggio a Coruscant. Ho seguito il cacciatore di taglie Jango Fett da un'enorme fabbrica di cloni su Camino fino alle fonderie dei droidi su Geonosis. Il Conte Dooku sta creando un esercito di droidi lì. Aspetta. Anakin, resta dove sei. Proteggi la senatrice a tutti i costi. Ci occuperemo noi del Conte Dooku. Non arriveranno in tempo per salvarlo. Aiuterò Obi-Wan. Se tu intendi proteggermi, dovrai venire con me. Padme, hai sentito il maestro? Mi ha ordinato di rimanere qui. Ti ha ordinato di proteggere me. Adesso andiamo. Obi-Wan è in pericolo. Questo posto sembra pericoloso. Sai, non è troppo tardi per tornare alla fattoria e... Quel vapore laggiù potrebbe essere la fabbrica. Non andremo là sotto, vero? A meno che tu non voglia provare l'ingresso principale. Andiamo, Obi-Wan è qui sotto da qualche parte. L'idea di una guerra non mi entusiasma. Magari posso trovare una soluzione diplomatica. Ferma. Una soluzione diplomatica. Mi chiamo negoziati aggressivi. Questi nastri trasportatori ci condurranno in sicurezza. Beh, tanti saluti al piano. Ti va di risolvere la questione diplomaticamente? Con piacere. Thank you.
nostro aiuto. Ottimo tempismo, voi due. Potete avviare quelle celle di energia? Siamo programmati per usare sistemi come questo. Vieni, R2. Dobbiamo trovare un altro modo di caricare quelle unità di energia. Obi-Wan non poteva finire disperso in un posto tranquillo e sicuro. Questa fabbrica è enorme. L'esercito di droidi di Dooku cresce di ora in ora. Lavora qui. Ehi, voglio parlare con il responsabile. Non ce la faremo a riportarlo online da qui. R2, ci sei ancora, amico? Possiamo riportare online il nastro per Mastro Anakin e la signorina Padme. Thank you.
Ran è ancora in serio pericolo. Dobbiamo attraversare questa fabbrica. Anakin, puoi portarmi lassù? Vediamo quella fornace incandescente. Ed ecco la leggendaria saggezza da Jedi. Dov'è il responsabile? È in pausa? Questa fabbrica dovrebbe chiudere. Ma c'è una cosa che sia anorma qui. R2, Tripio, da questa parte, andiamo! Dobbiamo far uscire Padme da lì al più presto. Oh,
Demoni Tusken per avere un po' d'aiuto? Non è che per caso potresti salvarmi? Non c'è molto da fare qui. Non muoverti, Jedi. Portateli via. Mi propone poteri d'emergenza al Cancelliere Supremo. Come primo atto con questa nuova autorità, creerò un grande esercito della Repubblica che si opponga alla minaccia crescente dei separatisti. Andrò su Geonosis con gli Jedi che ci rimangono ad aiutare Obi-Wan. I clonatori visiterò su Kamino. Brighiamoci a raggiungere Geonosis. Obi-Wan potrebbe essere nei guai. Ti serve un passaggio? L'hai trovato! Hai buon viaggio! Ti auguro di non incontrare predoni per strada! Nuove informazioni, se ti interessano ancora. Siamo venuti a salvarti? Ottimo lavoro! Presentimento. Rilassati, concentrati. Sì, ma Padme? Mi pare che abbia la situazione in punto. Mm?
Che grandi artigli che hai. Ecco qui. Ottimo lavoro, per davvero stavolta. Quale prima, maestro? Scegli tu, non sono schizzinoso. Funziona, gli stiamo facendo male. Forza, Kenobi, tuo padawan ti guarda. Ci siamo! Continuiamo! Non riuscirò a sopportare ancora a lungo. Concentrati, ne manca solo uno. Si sta indebolendo, non vogliamo. Maestro Windu, che piacere averti fra noi. Questa festa è finita. Coraggioso, ma sciocco, mio vecchio amico Jedi. Siete in netta minoranza. L'esercito di droidi di Dooku. Obi-Wan aveva ragione. Allora la guerra comincerà presto. Guardati intorno, maestro. È già cominciata. Cacciatore di taglie! Allerta, maestro. Questo cacciatore di taglia intelligente è ben preparato. E deve affrontare uno degli Jedi più abili che ci siano. Intende me o te? Serve di più di qualche fuoco d'artificio e un jetpack per sconfiggere uno Jedi. Cantagliele, maestro Windu. Sì, grazie, maestro Moody. Gran supporto come sempre. Thank you.
Andiamo, Supli Anselm. Forse Wurd sarebbe stato un insulto più azzeccato per me. Attenzione! I Jedi hanno radunato un esercito enorme! Il mio padrone non permetterà mai alla Repubblica di farla franca. Porterò i progetti su Coruscant. Là saranno più al sicuro. Se Dooku a fuggire riesce, altri sistemi planetari alla sua causa unirà. Da quella parte! È Dooku! Padme! Non posso lasciarla! Non permettere ai tuoi sentimenti di interferire! Segui quello speeder! Dobbiamo seguire Dooku nella fortezza là avanti. Ma Padme, lei... Abbiamo un compito da svolgere, Anakin. Cosa credi che farebbe Padme al tuo posto? Farebbe il suo dovere. Come faremo ad arrivare lassù, maestro? Ci sarà qualcosa di utile tra quei rottami. Forza! Fa piacere vederti in vita. Seguivamo Dooku da questa parte, ma abbiamo subito un colpo diretto. Ci ha fatto precipitare come un sacco di patate corelliane. Questa nave d'assalto non serve a granché ormai. Perciò, se ti servono i pezzi per i tuoi affari da Jedi, fa pure. Siamo in trappola. Dooku non deve scappare, è tassativo. Penseremo alla nostra uscita di scena più tardi. Sì, maestro. Allora da che parte, maestro? Non ha importanza. L'importante è raggiungere Dooku prima che fugga dal pianeta. Ah!
certo Dooku non riceve molti ospiti. Strada giusta. Percepisco Dooku. Anch'io lo percepisco, maestro. Oh, mi dispiace, siete voi. È davvero buio qui. Estremamente abile. Per batterlo dobbiamo... Benvenuto, giovane Jedi. Ho fiducia che il tuo Padawan si comporti bene. Lo affronteremo insieme. Tu va lentamente a sinistra. Lo affronterò subito! No, Anakin, no! I miei poteri Jedi sono assai superiori ai tuoi. Adesso indietro. Non credo proprio. Lascerò prima che i locali si divertano un po' con voi. Cosa c'è? Sei già stanco? Calma, sta cercando di infastidirci. Non permetterglielo. È inutile stare qui sotto. Dobbiamo riportarlo al nostro livello. È l'ultima volta che ti intrometti nei nostri affari. Vi avevo detto che le mie abilità erano superiori alle vostre. Perché scappi da noi, Dooku? Hai paura? Kenobi, non gli hai insegnato niente sulle strategie di battaglia.
È lento a imparare. Ne ho avuto abbastanza di questa debole interruzione. Maestro Kenno, mi deludi. Potente la sei diventata. Il lato oscuro sento in te. Sono diventato più potente di qualunque Jedi, perfino di te. Molto da imparare, ancora hai. Come faremo a raggiungerlo, maestro Yoda? La forza nostra sarà. Tutto bene, hai, mio vecchio Padawan. Questo è solo l'inizio. Anakin! Bentornato a casa, Lord Tyrannus. Hai agito bene. Ho buone notizie per voi, signore. La guerra è iniziata. Eccellente. Tutto procede secondo i piani.